voce e che parlavi ora lombardo, lombardo qui sta per italiano, anche latino qui sta per italiano secondo la grammatica del tempo. E ancora, considerate che nel Medioevo la Lombardia comprendeva anche la Romagna e le Marche, cioè in qualche modo era l'Alto Italia, la Lombardia. Quindi lombardo qui vuol dire tu che parli della mia stessa zona, quindi anche se Virgilio è mantovano e quindi per noi è propriamente lombardo, in verità la Lombardia nel Medioevo comprende anche l'Emilia, quindi è come se rivolgendosi a Virgilio, Virgilio e Guido fossero conterranei, perché è tutta Lombardia. E parlavi ora lombardo dicendo Istra, che è un termine del dialetto lombardo del tempo, adesso te ne vai, più non ti stimolo. È la parola che Virgilio quindi ha detto a Ulisse. Che roba strana, ma quindi Ulisse, Virgilio ha parlato a Ulisse in lombardo, quindi non in greco. È complessa questa cosa. In verità Dante non credeva, come noi oggi sappiamo, che prima ci fosse il latino e poi discendessero i volgari, ma in qualche modo Dante credeva a una contemporaneità dei volgari e del latino, quindi Virgilio poteva parlare il latino e il volgare, il lombardo contemporaneamente. Questo è il motivo per cui, quindi probabilmente nella commedia tutti i personaggi parlano la loro lingua, quindi Ulisse avrà parlato in greco, ma si capiscono per i miracoli della poesia, ma queste sono curiosità erudite e non è il centro del caso.